da giovedì il Parma inizia ad imporre il gioco. E poi ancora scrivono: per quest'anno la Serie B è andata, lasciamo lavorare bene il mister, per gettare le basi per una squadra vincente il prossimo anno, ce lo scrive Luca. Marco Bottesini ci scrive: buonasera, innanzitutto in bocca al lupo al mister, una domanda fatta anche al mister Apolloni in precedenza, questo campionato di Lega Pro si vince con il gioco o con chi ha le individualità più importanti? Quale peso daresti ai fattori? Io credo, sì, però no. Io credo che per far risultato, a prescindere si debba passare per una mentalità che è quella appunto di fare del bel gioco. È chiaro che il campionato di Serie C, di Lega Pro, è un campionato particolare, che non basta il talento del singolo giocatore, non basta andare a scegliere il nome del giocatore, e lì dove poi in campo si ama squadra, dove sull'aspetto fisico corre e più di te il talento viene meno. Quindi lì dove c'è una condizione fisica, mi esprimo meglio, e si va in campo e si corre allo stesso livello, viene fuori il talento. Ma lì dove uno pensa di vincere partite solo con il nome, con il talento, purtroppo il campionato di Lega Pro dimostra il contrario. Noi a Nacciano abbiamo avuto la fortuna e la bravura di vincere un campionato non con i nomi, perché comunque a Nacciano siamo tutti in campionato, perché siamo andati in campo determinati, con la voglia di arrivare e di fare risultato. Se poi ci sono dei giocatori di talento, non è ancora. Giacomo ci scrive: una sera volevo chiedere al mister se per il giocatore di categoria superiore è un vantaggio o uno svantaggio. Dipende dal modo con cui uno scende di categoria, forte il campionato. Ripeto, se uno si mentalizza al campionato, cioè scendo di categoria per comunque dare la mano, perché sono comunque un giocatore importante, ma sono io il primo che dimostro che per fare risultato bisogna avere anche, oltre al talento, qualcos'altro, di conseguenza anche il resto della squadra può ne trarre beneficio. Allora, ci fermiamo un attimo.